Questo podcast è offerto da Nissan Ariya. Nissan Ariya. Prova l'alta definizione del piacere di guida con il premium crossover Nissan 100% elettrico. Design minimal, comfort high tech e controllo assoluto con e-Force 4WD. Nissan Ariya. Defy ordinary. Ti sei mai chiesto perché a Wimbledon è obbligatorio giocare vestiti di bianco? Io sono Stefano Melocaro e questo è Buongiorno Wimbledon, il podcast in cui ti racconto tutto del torneo più affascinante del mondo. Proprio così, a Wimbledon si deve giocare vestiti di bianco, è obbligatorio, è scritto nel regolamento. È uno dei principali tratti distintivi del torneo, che è l'unico in cui i giocatori sono tenuti al candore della divisa. Le cose vanno così sin dal 1877, dunque dall'anno della prima edizione, perché al tempo non esistevano i tessuti tecnici di oggi. E dunque l'eleganza aristocratica del luogo mal si sposava con la traspirazione dei tennisti, ove questi avessero indossato capi colorati. Al contrario, il tessuto candido nasconde le sconvenienti chiazze umidicce ed ecco spiegato il tutto. Del resto, in quegli anni gli uomini giocano in camicia di flanella e pantaloni alla caviglia, le donne con gonnellona, camicetta a manica lunga e voluminoso cappello sopra i capelli ben acconciati. Possiamo capire. Poi le cose sono cambiate, ma la regola è rimasta e anzi negli anni è divenuta sempre più ferrea. Pensa che fino al 1985 il regolamento di Wimbledon parlava di abiti prevalentemente bianchi, ma da allora in poi la dicitura è diventata quasi interamente bianchi. Per cui McEnroe, che nella storica finale contro Borg del 1980 indossa una fascia rossa per capelli, oggi non potrebbe più. Sempre ricordando che Roger Federer nel 2013 fu multato per suola irregolare perché calzava scarpe con fondo arancione. Gli sponsor conoscono molto bene la regola e infatti preparano per i loro atleti divise esclusive soltanto per giocare i championships. Occhio, bianco vuol dire bianco. Non sono ammessi il bianco sporco o il bianco crema, è concesso un bordino colorato largo al massimo un centimetro. Lo stesso dicasi per berretti, fasce per la testa, bandane, polsini, scarpe e calzini. Ma attenzione! Da Wimbledon 2023 per la prima volta le giocatrici possono indossare biancheria intima anche di colore scuro. Dopo 146 anni gli organizzatori hanno capito che ci sono giorni in cui alle signore una piccola deroga può essere concessa. Non esiste invece un dress code per gli spettatori a patto di restare nei limiti della decenza, dunque no torso nudo, no canottiera sugli spalti, e ricordarsi che qualche anno fa Lewis Hamilton fu rimbalzato dal Royal Box di Wimbledon per via della sua camicia a fiori, come la duchessa Meghan, consorte del principe Harry, colpevole di indossare un paio di jeans. Per cui, se vi capitasse di essere invitati nel Royal Box, ebbene, non dite che non vi avevamo avvertito.